dove vogliamo portare, come dire, in alto il nome del nostro paese. Tutti prendono molto forte, ha entrambe le traiettorie a disposizione, gioca molto alto sulle mani, compostezza del nostro posizionamento del muro di posto 4 sarà essenziale per scatenare difese di Balaggio e il contrattacco. Poi ultimo ma non per problematiche, ma soprattutto perché dobbiamo stare molto attenti a Tine Urnaut, giocatore che ha una classe pazzesca, tecnica eccelsa, in grado di poter risolvere tutte ovviamente le problematiche di giochi molto spinti, punto di riferimento. Primo pallone di questa finale, si decide l'oro 2021, primo pallone lo giocano su Micheletto, Giannelli, l'attacco di Alessandro Micheletto, spendiamo subito un muro con Cosa Merniche che ci punisce, 1-0 per la Slovenia. Alessandro Micheletto messo subito sotto pressione con fast alla mano, molto veloce, abbastanza bassa, con poca traiettoria, obbliga, guarda lo schiacciatore, si porta giù quel punto. Ropret di nuovo, palla che scende, nastro e punto. Di difficoltà. Ropret di nuovo, il suo terzo servizio, una palla corta su Simone Anzani, Simone Giannelli per l'attacco da parte di Micheletto che non passa, ci prova e non passa, non passa la Slovenia con questo attacco che viene murato. Mettiamo subito in evidenza il nostro, uno dei nostri fondamentali. È un monster block, il jingle lo sentite, una palla molto bassa dentro il muro alzata da Tine Urnaut, viene letto perfettamente dagli azzurri, tempo di salto perfetto, tre cilindri perfetti in una carburazione. Però questo giocatore lo dobbiamo difendere sulla parallela. Attenzione a Sebul, serve a lui su Balaso e trova l'esse. Attenzione perché Sebul sta servendo benissimo in questo europeo, cresciuto tanto nella partita contro la Polonia, un primo set interlocutorio molto basso in attacco e poi piano piano, grazie proprio al servizio, è iniziato a diventare punto di riferimento sul modello di Star Trek. È arrivato qui una sua nave aliena, sembra atterrata proprio a incredibile Katowice. Ma l'interno è una meraviglia, sì. Piatto circolare, Balaso, ancora un ace, serve bene la Slovenia, sono 4 di vantaggio adesso per la squadra di Giuliani. Balaso si butta all'indietro e continua a non avere la governabilità del suo bug, lo rivediamo, è troppo teso, è troppo nella via, e Cosa Merniche che è il centrale della Slovenia a servire questo pallone addosso a Micheletto. Simone Giannelli va all'alta, cerca Pinali e ci prendiamo un muro, momento difficile per l'Italia, 14° punto per la Slovenia, 4 di vantaggio per la squadra di Giuliani. Abbiamo lasciato solo il nostro schiacciatore, però questa volta la chiusura di Pajank, attenzione a questo giocatore perché è un centrale espertissimo, avete visto la compattezza? Arriva in volo e chiude immediatamente gli spazi entrando con quelle mani. Sta servendo bene però la Slovenia. Sì. Cosa Merniche, che ancora lui in lungolinea su Alessandro Micheletto, soffriamo in ricezione, 15° punto. Levano, ora però cerchiamo di prenderceli. Dai. Daniele Lavia, forte. Robert, palla altissima. Pinonaut è un fenomeno su queste palle, punto numero 18 per la Slovenia. Mantiene il distacco la squadra di Alberto Giuliani. Stiamo attaccando nella parte centrale del campo su Kovacic, che è libero, che sta rispondendo preciso, e quindi il palleggiatore Ropret ha sempre la palla in testa e quindi il nostro centrale deve rimanere in attività tutto in ricezione. La Slovenia ha un bel vantaggio, sono 5 i punti. Pajank al servizio di nuovo, rientro in campo addosso Alessandro Micheletto. Serve bene, non c'è niente da fare, la differenza soprattutto è al servizio per la Slovenia, che adesso ha 6 punti di vantaggio sull'Italia. Mi sembra di vedere l'ingresso della Polonia proprio contro la Slovenia con i battitori. Quale? La Slovenia ha iniziato a creare problemi agli azzurri, che sono molto contratti. E subito Giuliani va a richiamare in italiano, perché conoscono tutti l'italiano, i giocatori sloveni. Questo fondamentale che manca, no? La copertura. Ma i nostri tifosi. Attenzione. Importante la posizione del muro di Pinali. Alessandro Micheletto, 23-20, tira forte, palla che torna nel nostro campo. Giulio Pinali, Simone Giannelli mette ordine, l'attacco di Alessi, Daniele Lavia, 21° punto per l'Italia, grande attacco stretto del nostro schiacciatore. Ma una meraviglia, intanto la battuta di Alessandro Micheletto che ha creato problemi proprio a Kovacic finalmente. E poi Daniele Lavia che cosa fa? Un andro dentro il campo, che è schiacciata. Alessandro Micheletto ancora. E punto! Trova l'ace, zona di conflitto, rimane immobile la Slovenia, 22° punto per l'Italia, siamo di nuovo lì. E adesso Alberto Giuliani deve richiamare il timeout. Si è sciolto! Doppio ruolo, può giocare sia opposto che schiacciatore, anche per lui il nostro campionato con Latina, 24-22, 7 punti per la Slovenia.
dobbiamo rispondere immediatamente con Schette che gioca una palla molto alta. Gran palla. Con un a concludere un percorso perfetto per quanto riguarda il servizio della Slovenia. Vince il 25-22 e l'Italia perde il suo terzo. Mano tirato, non è entrato il servizio. Simone Giannelli appoggia questo pallone su Cebul. Poi ci pensa Alessandro Micheletto, perché vedete che quando da 9 metri si è insidiosi cambiano tante cose. Il secondo punto per l'Italia, 2-0 in questo secondo set. Abbiamo proprio iniziato molto bene attaccando la situazione di difficoltà e mettendo in crisi. Quindi gioca una palla proprio in mezzo ai due, una palla precisa che dà a Simone l'opportunità di battere in salto flottante. Simone Anzani appoggia verso Tino Ornaut, primo tempo, e con i centrali noi non abbiamo proprio storia, perché nuovo su Ropret che non aiuta. Giulio Pinali su Tino Ornaut, Ropret sui tre metri, l'attacco di Stern toccato anche da Micheletto, ma era già stato toccato da Daniele Lavia, quindi chiaramente Micheletto ci ha provato. Ci si ho. Stern qui ha attaccato tutto braccio, impercettibile il tocco a muro, lo rivediamo dalla camera, dal lato corto, ecco lì, cercano di fermare. Ed essere più attivi, con Balaso in copertura che deve aiutare il nostro calciatore con la palla bassa dentro alla rete, vicino al muro. Cebul profondo, vola Balaso, Giannelli in bagger, da lontano, attacca Micheletto, addosso a Stern, Rappert alza questo pallone proprio per Stern, sporcato dal muro. Risalviamo questo pallone con Daniele Lavia che offre la palla a Pinali, non chiudiamo perché c'è Cebul in difesa, Rappert per Tino Ornaut, l'attacco di Tino Ornaut. È una bella Slovenia, non possiamo dire che non è così. Riprendo quello che ha detto Ferdinando De Giorgi, più ordinati nella fase di muro. I nostri italiani che stanno ovviamente tifando addirittura dalla Sardegna. Aio, cerchiamo di essere ordinati, rivediamo proprio la composizione del muro. Guardate Galassi, salta in lungo Maurizio. Daniele Lavia si riparte da lui, doppio vantaggio dell'Italia. Mettiamo in difficoltà, ricezione Cebul, ancora di Ornaut, a fil di rete, il muro dell'Italia, il salvataggio da parte di Stern. Ropret di nuovo con il muro ancora azzurro, c'è sempre Ropret con Cebul praticamente a difendere un pallone. Possiamo ricostruire una palla con Giulio Pinali, l'attacca sul muro, ma c'è ancora Stern. Ropret, Stern può attaccare di potenza, palla che torna nel campo della formazione slovena. Ropret, il primo tempo di Pajek, palla tirata su dall'Italia con Simone Giannelli e poi Alessandro Micheletto, ancora un salvataggio degli azzurri. Alessandro Micheletto tira tutto braccio, non la mettiamo giù questa palla, Ropret, e poi ci pensa Pajek. Ragazzi, queste palle vanno messe giù. Simone Giannelli sta facendo un passo indietro rispetto al suo percorso di rinascita, di ricrescita. Gioca palle troppo basse, abbiamo degli schiacciatori alti a disposizione, centimetri importanti. Velocizzare il gioco non vuol dire abbassare le traiettorie, ma dare opportunità di... Bella idea, Simo. Toncio Ser, 13-12, forte su Daniele Lavia. Primo tempo di Gianluca Galassi, non va giù il pallone. Robert con Tino Ornaut, ma Gianluca Galassi si rifà. Il punto numero 13, rispondiamo con un murone. Sì, in due tempi. Il primo tempo è stato neutralizzato dall'ottima lettura da parte di Pajenk e poi Svezia. Sì. Giulio Pinali ce l'ha quel braccio, tira forte. Eccolo! E Pajenk riesce, anzi no, non riesce a recuperare, mamma mia. E se vuole distrugge praticamente pubblicitari. Beh, però, sono ovviamente dei cartelloni morbidi. Intanto andiamo a vedere finalmente l'ottima battuta da parte di Giulio Pinali. Vedi che non mollano un centimetro, vanno a cercare i palloni fino in fondo, addirittura rischiando di farsi del male. Beh, insomma, ha buttato giù. Altro che ora si asciuga. Ancora Daniele Lavia, diagonale su Pajek, Kovacic. Palla verso Tino Ornaut, ancora il muro, la copertura di Tino Ornaut, palla dall'altra parte per Stern. Mamma mia, lungo linea impressionante. Azione da manuale da parte di tignosamente Tine, detto Ornaut, che gioca le mani sul muro, si fa un'autocopertura, poi azione morbida. Una partita, lui che ha anche qualche annetto, eh? Forte, guarda che servizio. Torna nel campo della formazione slovena, Vincic sceglie l'attacco di Tino Ornaut. Se lo costruiscono bene, perché partono da questo servizio perforante da parte di Pajenk. Sì, abbiamo subito 4 punti diretti e ora attacca tutto braccio, non solo Pajenk. Questo secondo set, l'Italia deve recuperare perché ha perso il primo contro la Slovenia. Tira forte su Cebul,
Kovacic alza questo pallone per Sterner, il muro dell'Italia, perché questa è proprio cabina telefonica. Simone Anzani la schiaccia giù, non c'è storia. 21esimo punto per la nostra nazionale. Partiamo dalla battuta, abbiamo ora l'attacco sull'obiettivo sensibile che è Clemens Ebull. 4 set point per l'Italia per andare sull'1-1 in questa finale per l'Europeo. Tira forte ancora su Kovacic, Robert dall'altra parte, l'attacco di Sebul, il muro dell'Italia con Giulio Pinali, 25-20, l'Italia ha ripreso questa finale. Flash di Andrea Lucchetta. Una reazione d'orgoglio e soprattutto compostezza, quello che abbiamo chiesto, che chiedeva De Giorgi, compostezza e... Eccolo Vai. Qua, Alessandro Micheletto, 3-2 per la Slovenia, ancora l'Italia al servizio. Serve molto bene salvataggio, fanno quello che possono, però la rimettono nel nostro campo. L'opportunità per l'Italia, una free ball con il primo tempo di Simone Anzani. Kovacic sul pallone, la recupera probabilmente in tutti i modi. Giannelli per Alessandro Micheletto, ancora una palla recuperata da parte di Tino Ernaut. Giannelli con una mano, il tocco da parte di Pinali, non basta. Robert Pertino per Terce Stern e arriva il mani fuori. È una Slovenia che lotta più di noi. C'è chi fa il carico attaccandosi alla spina, c'è chi si prende l'adrenalina alla spina grazie alla tecnica individuale. Guardate che cosa è andato a prendere l'opposto. Bravo, che sta attaccando al 22%, e quindi che cosa fa? Si dedica alla difesa e poi in precisione da parte di Lavia scappa via, e che questo è veramente per Kovacic. In Ornaut su Balasu, Simone Giannelli offre la palla a Micheletto che non passa. Giannelli cerca di nuovo Alessandro Micheletto che tira tutto braccio, ma la palla rimane lì. Robert, chi c'è? C'è Tino Ornaut per Sebul, l'attacco di Sebul è una grande palla e la Slovenia sta facendo una delle migliori partite del suo percorso. Abbiamo problemi qui per Galassi che parte in ritardo, poi scorre a rete. Vediamo come scorrendo tutti quanti i giocatori azzurri si aprono queste traiettorie di diagonale. Posizionare quelle mani verso il centro del campo, se no ce le usano. Attenzione a Kovacic, mamma mia, sono più esperti, sì. Micheletto su Tino Ornaut, Robert dall'altra parte, l'attacco di Sebul, il muro dell'Italia, copertura da parte di Kovacic, c'è l'altra parte esterna, attacca e difende Simone Giannelli. Ballaso offre questo pallone per Giulio Pinali, l'attacco ancora, sono piazzati benissimo in campo. Robert è il primo tempo di panic. La Slovenia gioca bene perché proprio sembra mangiare ogni spazio, non dà tregua. Sì, noi entriamo nelle traiettorie convenzionali che hanno studiato molto bene, quindi il muro tocca, la difesa difende e dobbiamo fare qualcosa. Giulio Pinelli al servizio, 17-13, aspetta Kovacic e trova un grande ace, Giulietto Pinali, punto numero 14, dai 9 metri, una saetta, secondo ace personale. Questa è una meravigliosa traiettoria provata da Giulio Pinali, godetevela. Mamma mia. A Tino Ornaut e Sebul. Giulio Pinali sempre palla molto alta, sempre molto potente su Kovacic, c'è Robert sui 3 metri, l'attacco di Tino Ornaut. Bravo Balasu. No, Piccinelli dall'altra scusa. Parte, per... è entrato Piccinelli, l'attacco da parte di Pinali non passa questa volta, una pipe che Piccinelli salva ancora, un grande intervento con l'attacco di Daniele Lavia, si diventano con Stern, Tino Ornaut, pallonetto, ancora un salvataggio, sempre Daniele Lavia, Giulio Pinali, due passi, l'attacco ancora difeso da Stern, Robert. Tino Ornaut e la palla se ne va con Piccinelli che prova fino in fondo, ha fatto 2-3 interventi pazzeschi. Piccinelli, applausi per Piccinelli, è entrato con la giusta predisposizione ad andare a guardare quel pallone ed aiutare i compagni. Secondo intervento difensivo da parte di Piccinelli che tiene questo pallone con il braccio sinistro puntellandosi con il destro e poi il muro che non contiene, con quel tocco di Micheletto che può dare ancora l'idea a Piccinelli di provare. Che in palleggio la seconda, sempre lì, tirando forte. Simone Giannelli, palla che scende su Sebul, Robert il primo tempo di Panic, ma arriva il muro perché Simone Anzani va in lettura e finalmente lo ferma. Mente, la scelta è, mi gioco l'uno contro uno, vedi che salta con lui? Poi sceglie bene e chiude nella direzione del campo che è quella di... Esatto, Simone Giannelli, 20-19. Palla che scende, c'è l'ace di Simone del nostro... Il grande capitano ha il timone in mano e ora cazza la randa e caccia un punto mostruoso alla sinistra di Clemens. Prendi l'altra parte e poi cambia. Stern.
Mamma mia, non attaccherà tanto in questa partita, ma guarda che ace che mette giù Sterna. Piccinelli deve avere la stessa predisposizione che ha avuto nella parte di difesa, andando a tenere e allargare il cilindro di competenza. Sterna è ancora al servizio, 22-20. Daniele Lavia, Simone Giannelli, il primo tempo di Simone Anzani, Cimura Pagnac, 23-20, la Slovenia riprende il largo. Tanto lavoro, non dico per niente, però insomma la Slovenia è tornata a comandare. Ma Simone Giannelli non sta giocando, pallone con Micheletto da posto 2 che hanno fornito ottimi punti di riferimento. Sono anche parlati. È tornato Balasio in ricezione su Piccinelli. Mamma mia, e si prende subito una pallonata in faccia, 24-20, un grande servizio ancora della Slovenia, il secondo ace di Stern, li ha fatti solo adesso, 4 set point per la squadra di Giuliani. Altra zona di conflitto con la di sfrontatezza per tenere ora soprattutto Enrice. Di nuovo con Balasio che deve volare, Giannelli palla alta, il Daniele Lavia, la tirata sua, ancora quella palla con Stern che va in diagonale, Simone Giannelli la salva, Balasio. Daniele Lavia, è una Slovenia che al di là della grande tecnica, quello che ti pare, va bene tutto. E c'è di usare un passo di rincorso e tirare sotto braccio, questa non è l'azione precedente, ti dà la possibilità di percepire che questa è un'azione, vediamo se è legale. Secondo me è caduta per terra, ragazzi, ha preso l'indice, il pollice, ma anche il pavimento, andava chiesto comunque un floor touch su questa azione. Però non è stato chiesto. No. Stern, attenzione, due ace. Il set precedente, primo tempo che gioca Simone Anzani, recuperano tutto, Dino Arnaut in palleggio, Sebulla attacca una grande palla e Slovenia che adesso va avanti 3-1 in questo quarto set, avanti anche nel punteggio. Ci dedica anche a una grandissima azione che puntualmente non vediamo, grazie alla chiamare time out immediatamente per arginare queste situazioni che ci creano difficoltà. Li vediamo finalmente grazie alla regia questa ottima azione, 3 azzurri su questo attacco spettacolare. Avete visto il braccio alto di Tino Arnaut? Sembrava proprio che schiacciasse il pallone e quindi apre la mano su pronto il regista della Slovenia sul 7-6 a servire questo pallone, una palla molto alta, guarda che esce. Competenza del ricevitore si restringe sempre di più e questo succede quando ovviamente non c'è tranquillità. Questa è una palla che era di Micheletto, assolutamente, prima si pensa alla ricezione, si aiuta la squadra con presenza e poi si pensa alla rincorsa. Andiamo, appoggiato questo pallone, è il secondo ace personale per l'Italia, 3 di vantaggio. Se noi abbiamo una zona di conflitto tra Balasio e gli schiacciatori, anche loro hanno un problema tra i due schiacciatori. Vedete la spalla di Sebul che non va ad alzarsi, la sinistra, Bagher Vassoio retro impostato. Solo le cose dobbiamo fare in campo. Daniele Lavia ancora. Un altro ace, il terzo ace di Daniele Lavia, 17esimo. Abbiamo implorato, l'abbiamo suggerito e ce l'abbiamo noi, Daniele Lavia, su una buona palla piazzata che crea problemi allo spostamento. Ah sì, era stato pulito nel suo muro. Sì. Attenzione a Sebulla, forte su Micheletto. Simone Giannelli, primo tempo appoggiato da parte di Galassi, si salvano ancora con Sebulla che tira la palla. È fuori. No, Marta, c'è stato... E rivediamo questa palla, palla molto bassa per Gianluca Galassi che viene gestita perfettamente da Tino Arnaut e poi la pipe di Sebul trova quel mignolino. C'è sempre Sebul. Sì. Balasio, Simone Giannelli, Daniele Lavia, salvano con Sebul. Kovacic, Tino Arnaut dall'esterno, il muro dell'Italia con Fabio Ricci appena entrato. Muro. Situazione spinosa risolta perfettamente da Balasio in accosciata, molto bravo Fabio questa volta ad andare ad aiutare, lo rivediamo e poi la mano sinistra precisa affianca Iuri ed è un monster block importante. Mezzo Iuri Romano pronto a servire, botta di Iuri Romano, sì! 24-20, grande Iuri, sì! Il suo primo ace. Il 4 set point per andare al tie break. I genitori di Iuri sono vicino ai genitori di Anzani e sulle mani anche per Iuri che va a attaccare. Okay, Iuri rimane ancora una bomba con Robert Tino Arnaut, Balasio! Difende Balasio con il tocco di Daniele Lavia ci porta al tie break.
tie break, ci porta il tie break. Bravi ragazzi, fermi tutti, Italia. Fermi tutti. Si riparte questo tie break con Stern, il primo pallone trova subito il primo ace, 2-2, il tie break deciderà. Errore dopo aver vinto il secondo set, non siamo entrati con la stessa temperatura, lo stesso ritmo, e bene, non facciamo. Stern, ancora lui, Daniele Lavia, Balaso lo serve, Daniele Lavia parca un pallone su Kovacic, Sebul, il muro dell'Italia e poi ancora un muro con Kovacic che va a recuperare una palla molto alta con guarda dove la mette Sebul. 2-0 per la Slovenia che parte molto forte in questo tie break. Non dobbiamo guardare, girare della serie, perché non ci sei andato? Cerchiamo invece di essere molto più precisi, abbiamo poche opportunità, la composizione del muro è importante su questo attacco. Romarova a chiudersi troppo sulla parallela, quella palla corta di un metro, guardate dove. Punti, un ace per Iuri Romano subentrato in questa finale. Ancora forte. Punto! La palla va giù, c'è l'ace, il suo secondo. Il punto per l'Italia, numero 2, i 9 per Iuri Romano. L'Italia di nuovo lì. Direttamente da Bergamo, questo ragazzo. Che coreggine ora al posto di Ricci. Ricci, serve lui, su Sebul. Palla per Stern, arriva il muro dell'Italia con... Guarda che roba che è arrivata, guarda che muro. Entra dentro, sceglie la parallela e questa volta non con le mani ma con l'avambraccio va a chiudere la parallela su Stern. Che monster block, mamma amici. Mamma mia. Punto. Alessandro Micheletto. Vai il suo mancino. L'ace da parte d'Alessandro, l'ace di questo fantastico ragazzo, il secondo ace personale per Alessandro Micheletto. Nei momenti che contano, i predestinati, i fuoriclasse, i figli d'arte, che hanno un'umiltà, che sanno di poter osare grazie alla loro... Un pallone alla volta, sì. Alessandro Micheletto, ancora lui, arriva l'ace. Che devo dire? Dice lui e i suoi compagni, sono tutti in campo, il terzo ace personale, ancora un punto per l'Italia, ancora un punto per l'Italia. Tenete fermo Riccardo Micheletto dal divano di casa, il papà di Alessandro dopo questa palla che spiazza tutti. L'Italia è avanti di 4 punti in questo tie break, una partita pazzesca. Una partita pazzesca, adrenalina pura. Mentre parlando con i ragazzi, dicendogli di stare molto attenti ai pallonetti che non devono cadere. Attenzione massima per tutti ora. Andrea Ravenna a giocare il titolare. Anch'io. Vai. Iuri Romano, grande servizio, in difficoltà. Robert in alza questo bagger molto lontano, se Bullo attacca. Lo difendiamo con Romano verso Daniele Lavia. La difesa di Tino Ornaut, Robert, l'attacco da parte vai, di... Vai! La parte di Stern non passa. Simone Giannelli, il primo tempo. Sì! Il primo tempo di Fabio. Mettiamo una quest'ultima palla, non una palla 14-11, c'è ancora Sebul al servizio. E finisce fuori! Così! L'Italia è campione d'Europa dal 2005! Non capitava! La bella Italia è campione d'Europa! Sì! Sì! Ce l'hanno fatta in campo! Quello che ha fatto la nostra Italia, poi torniamo per la premiazione. Dai azzurri, dai bella Italia. Super spike it questa volta. Le lacrime di Anzani e di Giannelli. Sulle mani per Anzani e di Giannelli, siete belli ragazzi, siete belli! Studio! Spike it.